Esatto. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capite un basso, non facciamo per voi. E oggi non facciamo per voi neanche se non capite niente di fonica e di audio e di tutto quello che riguarda. Perché? Di cosa oggi parliamo oggi? Vi parliamo di questo prodottino che vado ad estrarre dall'apposito ripiano. Voilà. Allora, questo qua è un prodottino. Cioè, è un prodottino che ci ha tirato fuori la Fender. Tac. Queste sono le FX-A2. E che bella confezione. O FX-A2. Cos'è che sono? Sono degli auricolari, come potete vedere. Ve lo giro anche così vedete i bus. Fammi un 360. Vai. Aspetta, allora ti faccio un 360 più lento. Ma che figata. Che roba. Con anche il movimento a cosa servono, basculante. Allora, cosa servono? Questi qua sono degli auricolari pensati con funzione di in-ear monitor. Uh-huh. Ovvero sia, ve li mettete nell'orecchio e sentite tutto quello le che cose. Viene fuori dal mix. Esattamente. Allora, perché Fender ha fatto questo? Perché chi di voi usa gli in-ear monitor saprà, il problema grosso degli in-ear monitor è che bisogna farsi fare il calco dell'uregia, cioè dell'orecchio, e poi dopo portarlo, farlo fare, insomma, è un disastro. Sì. Fender ha pensato di facilitare, semplificare un pochino tutto questo processo creando degli auricolari con una risposta in frequenza molto molto ampia. Stiamo parlando di una risposta attente hi-fi, quella classica degli in-ear monitor. Sì. Però con una... si sente bene anche il basso? Oh, si sente molto bene. Li abbiamo provati, hanno un'ottima risposta sulle basse. Fantastico. Ovviamente non è come tenere attaccato l'orecchio a un 1x15, però più o meno ci siamo. Aiuta. E questa è una forma che è stata studiata in modo da poter accontentare tutte le orecchie. Praticamente dovrebbe stare sul 95% delle orecchie, dice Fender 95%. Se siete quel 5% di sfigati, vabbè, mi dispiace. Scrivete alla Fender. Esatto. Per cosa li potete usare? Come in-ear monitor collegandoli a una centralina, sì. Oppure semplicemente come auricolari di qualità molto 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 figa. Ci posso ascoltare anche la musica dal lettore CD? Sì, esattamente, puoi farlo. Che bello. E si sente molto bene. Noi ce li abbiamo, sono in nero o in blu. Vediamo anche quelle blu. Ora ti tiro fuori anche quelle blu perché sono proprio belle, tra l'altro. Oh, ma che bello. Sono molto comode da tenere nell'orecchio. Entrano proprio, almeno al mio orecchio, entrano alla perfezione. Si sentono davvero molto molto bene, la qualità audio è altissima. E ce l'abbiamo qui in negozio. Potete venirle a vedere. Sì, a non costruire. A provarle questo. No, a provarlo ovviamente no, perché insomma, per quanto siate puliti e non abbiate le cipolle nei fori dell'orecchio, insomma, evitiamo per motivi di igiene. Esatto. Però potete venire, acquistarle attraverso i nostri e-commerce. Voi usate, chi usa di voi delle in-ear, fateci sapere. Esatto, commento. Non alzi la mano, ma mette un commento, mettete un like se vi piacciono queste cuffie, se magari le avete già provate, se ne avete già sentito parlare, e vi aspettiamo in negozio per prenderle. Va bene. A presto. Ciao, ciao a tutti.